Eccoci, buonasera. Dunque vi diamo conto di un Consiglio dei Ministri che ha preso decisioni molto rilevanti, innanzitutto il completamento con le ultime deleghe della legge di riforma della pubblica amministrazione, un'operazione complessa di grandissimo valore strategico per il nostro Paese, molto attesa anche a livello europeo e che al suo interno comprende anche misure di riassetto, di riordino del comparto sicurezza e forze armate che, come ci diranno poi i ministri competenti, realizzano una operazione di sostegno nel settore sicurezza e difesa di proporzioni molto grandi e che riflette dal mio punto di vista la importanza strategica che questo settore riveste in generale per il Paese, ma in particolare naturalmente nella fase delicata che attraversiamo. Infine abbiamo approvato il decreto correttivo del codice degli appalti, in chiave di maggiore semplicità e trasparenza per cercare di dare un contributo alla ripresa degli appalti, dei lavori pubblici, di cui molto abbiamo bisogno. Come si vede, al di là delle discussioni sulla velocità e lentezza delle riforme, il Governo prosegue nel suo cammino e lo ha fatto in queste settimane, in questo poco più di due mesi, per quanto riguarda la mia esperienza, con decisioni molto rilevanti, dalla tutela del risparmio alla sicurezza urbana, dall'immigrazione al mezzogiorno, alle diverse misure sul terremoto. E colgo anche questa occasione per ringraziare il Parlamento che, addirittura in qualche caso consentendo una cosa che non è normalissima, la conversione senza fiducia di decreti, ha comunque maggioranza e opposizione dato un contributo molto rilevante. Mentre abbiamo preso queste decisioni nuove, lavoriamo per completare, e sarà un lavoro che durerà a lungo, per completare le riforme decise e sviluppate dal nostro governo, presieduto da Matteo Renzi negli ultimi due o tre anni. Lo abbiamo fatto sulla scuola, lo facciamo oggi sulla pubblica amministrazione, lo stiamo facendo sul bando delle periferie. Quindi il governo italiano, lo dico anche a, oltre che ai nostri concittadini, ai nostri amici a Bruxelles, è al lavoro ed è al lavoro con determinazione, forse non colta del tutto da qualcuno, ma che per quanto ci riguarda è molto chiara e penso che dovrebbe essere, mi auguro che sia colta anche dai nostri concittadini. Nelle prossime settimane lavoreremo a un'ulteriore agenda di rilancio delle riforme del governo, perché è chiaro che le operazioni che dobbiamo fare nelle prossime settimane, in particolare con il documento di economia e finanze, con la prospettiva che ci aspetta, richiedono un'ulteriore accelerazione del ritmo delle riforme. Ed è quello che faremo, sapendo che l'Italia mostra
perduranti difficoltà economiche, senza dubbio, ma anche segnali positivi molto incoraggianti. E credo che i nostri concittadini abbiano il diritto a che vengano sottolineate certamente le difficoltà, ma anche questi segnali positivi. Abbiamo avuto dati straordinari sulla produzione industriale, sul commercio internazionale. Abbiamo dati contraddittori ma interessanti sul lavoro, fondamentalmente positivi, quelli anche resi noti oggi. Abbiamo risultati molto importanti sulla lotta all'evasione fiscale. E abbiamo un tasso di crescita certamente lento, ma che ha abbandonato il segno meno e forse ha abbandonato anche gli zero virgola. Quindi nella consapevolezza che c'è ancora molto da fare, c'è anche la consapevolezza che questi segnali incoraggianti ci sono e che il compito del governo è sorreggerli, incoraggiarli, sostenerli, non certo deprimerli o dissiparli. Oggi deprimere o dissipare i segnali di crescita che abbiamo davanti sarebbe un errore politico micidiale. E credo che gli italiani possono essere sicuri di questo, e cioè che il governo si dedica con tutte le sue energie e con il massimo possibile di serietà e lungimiranza esattamente a questo, accompagnare un percorso che possa dare più sicurezza e più crescita al nostro Paese. Questo è il senso che voglio estrarre da una riunione importante del Consiglio dei Ministri per dare il messaggio di un governo impegnato al lavoro con grande determinazione, forza e sicurezza. Vi ringrazio e chiederei a Marianna di illustrare i decreti sulla pubblica amministrazione. Grazie. Ringrazio il Presidente e voi di essere qui. La prima cosa è una buona notizia, l'ha detta il Presidente, noi oggi finiamo di presentare i decreti in attuazione della legge 124, che è la riforma della pubblica amministrazione. Tutti i decreti già approvati sono efficaci e in vigore. Oggi abbiamo approvato altri 5 decreti legislativi e di fatto completiamo l'iter legislativo della riforma della pubblica amministrazione, ovviamente con i tempi che ci distanziano dall'approvazione definitiva dei 5 ultimi decreti approvati oggi, che avranno l'iter dei pareri fino ai pareri delle commissioni parlamentari per poi tornare per l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri. Penso che questo sia un punto importante perché è un lavoro che è durato 3 anni, è un lavoro che ha abbracciato diversi settori. Le riforme sono dei processi, non c'è un prima o un dopo, però posso dire che questi oltre 20 decreti legislativi sono 20 processi virtuosi importanti che noi abbiamo messo in campo nel nostro Paese, alcuni dei quali stanno già dando anche effetti concreti nella vita delle persone. I decreti che abbiamo approvato oggi, due dei quali riguardano più direttamente il ministro Minniti e ce n'è un altro che riguarda invece più direttamente la ministra Pinotti, che non è in attuazione della legge 124 ma che riguarda sempre il riordino delle carriere, li esporranno loro. C'è poi un decreto, quello sul documento unico di circolazione, con cui per il quale ho lavorato con il ministro Delrio, che oggi non è qui ma che ha un'importanza strategica per il cittadino. È capitato a tutti, penso, di chiedersi perché oltre al libretto di circolazione bisogna avere un certificato di proprietà. Noi oggi chiudiamo la fase ordinamentale, decidiamo che ci sarà un solo documento e quindi segniamo dal giugno 2018 una semplificazione, diciamo, che percepiranno i cittadini nella loro vita quotidiana. Ci sono poi altri due decreti
che sono quelli relativi al lavoro pubblico, la scelta che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato ad attuare la legge 124 è stata quella prima di tutto di attuare i decreti che erano immediatamente rivolti a nuovi diritti per i cittadini o alla certezza delle regole e dei tempi per gli imprenditori, per chi chiedeva autorizzazioni e solo successivamente affrontare i temi sul lavoro pubblico. Lo abbiamo fatto perché troppo spesso si è considerata la riforma della pubblica amministrazione come la riforma del pubblico impiego, o peggio ancora come una riforma che si doveva guardare dentro. Noi da subito abbiamo voluto raccontare e attuare questa riforma come una riforma che doveva cambiare la vita ai cittadini, che doveva cambiare la vita agli imprenditori, che quindi aveva un impatto non all'interno della pubblica amministrazione, ma sul Paese e anche sugli obiettivi di crescita del Paese. Però arriviamo oggi ai decreti che riguardano il lavoro pubblico e anche il lavoro fatto su questi decreti ha sempre la volontà di potenziare il servizio che l'amministrazione dà al cittadino. Io in particolare vorrei soffermarmi su due punti e poi se ci saranno domande risponderò alle domande sui punti che non affronto, ma vorrei soffermarmi sui due punti che ritengo i due punti più importanti. Il primo è quello che riguarda il reclutamento nell'amministrazione pubblica. Penso che noi con questo decreto ristabiliamo dei meccanismi di mancata giustizia che ci sono stati nel passato e proviamo a dare delle prospettive di giustizia per chi oggi vuole lavorare nella pubblica amministrazione. In questi anni non si sono fatti concorsi. E non si sono fatti concorsi per esigenze legittime dovute alla fase economica, ma questo ha determinato che molto spesso nelle amministrazioni su funzioni ordinarie si sono trovate persone che hanno avuto di anno in anno contratti temporanei reiterati e che alla fine si sono finiti per trovare in situazioni di precariato strutturale. Ora, questo non è un problema, e già dire questo è un aspetto fondamentale, solo per quelle persone che hanno visto lesi dei loro diritti, ma è diventato un problema per il buon andamento e per la reputazione della pubblica amministrazione. E soprattutto è diventato un problema anche a causa di meccanismi normativi illogici che anche ad amministrazioni che hanno a disposizione le risorse, perché non è che con contratti temporanei tu i lavoratori non li devi pagare, ma anche per amministrazioni che hanno a disposizione le risorse non consente loro di fare dei concorsi e di assumere chi vince il concorso. Guardate, questo, se questo meccanismo di blocco delle assunzioni regolari con concorso e di precariato strutturale, se si continuasse in questa direzione, io penso che il danno prima di tutto sarebbe per servizi essenziali per i cittadini, perché penso che un cittadino ha il diritto, così come prevede la Costituzione, di sapere che un giovane bravo che vuole mettere la sua professionalità al servizio della collettività, con dei meccanismi regolari e trasparenti di concorso, possa essere selezionato, perché certamente di tutto ciò ne beneficerebbero prima di tutti i cittadini che quotidianamente si recano negli uffici pubblici e comunque utilizzano nella loro vita quotidiana servizi della pubblica amministrazione. Il modello generale che sperimentiamo in questo decreto è un modello, cioè che proponiamo e che abbiamo approvato in questo decreto, è un modello già, direi, collaudato, sperimentato e che sta funzionando. Lo abbiamo sperimentato per il problema del precariato storico che c'era in alcune grandi città con riferimento alle educatrici dei nidi e delle materne, e diverse grandi città sono riuscite a programmare dei concorsi per far uscire le educatrici dei nidi e delle materne dalla situazione di precariato storico. Abbiamo poi risolto alcune situazioni specifiche. Il presidente Gentiloni richiamava, e ne sono molto contenta, l'approvazione nel milleproroghe. Nel decreto milleproroghe risolviamo due situazioni gravi di precariato storico, quella dell'Istat e quella dell'Istituto Superiore di Sanità. In questo decreto c'è una soluzione però generale,
che segue questi modelli e che consente alle amministrazioni di assumere chi ha già fatto un concorso oppure di programmare dei concorsi con delle riserve per poter assumere di ruolo le persone, ripeto, che stanno non su esigenze straordinarie dell'amministrazione, ma su esigenze ordinarie, quindi su fabbisogni, diciamo, necessari per la buona funzionalità di quell'amministrazione. Io spero, sapendo, e lo ripeto, che le riforme sono un processo e non c'è un prima e un dopo, che il buon reclutamento, una volta risolta la situazione di precariato storico che avevamo alle spalle dovuta a un cattivo reclutamento di questi anni, che il buon reclutamento fatto da qui al futuro con concorsi regolari e sulla base dei fabbisogni delle amministrazioni consenta quello che non ha consentito purtroppo a molti giovani in questi anni, e cioè di poter mettere la propria professionalità al servizio della collettività senza dover sottostare a delle situazioni di precariato e senza dover andare fuori dal nostro paese, se non lo desidera, a mettere la sua professionalità e le sue competenze al servizio di altre collettività. Il secondo punto importante è quello che io penso ci dà con questi decreti il miglior biglietto da visita per testimoniare che noi il contratto dei dipendenti pubblici bloccato da diversi anni non solo vogliamo riavviarlo ma vogliamo chiuderlo. Il nostro obiettivo, e ne approfitto per ringraziare il Ministro Minniti e la Ministra Pinotti, il fondo dell'ultima legge di bilancio che doveva prevedere la ripartizione per diverse esigenze, di fatto è stato ultimato, adesso mancano alcuni meccanismi formali, per le forze dell'ordine, poi lo dirà il Ministro Minniti, sono stati rispettati tutti gli impegni che erano stati presi. La parte prevalente del fondo, sempre così come ci eravamo impegnati a fare nell'accordo firmato con CGIL, CISL e UIL, andrà al contratto dei pubblici dipendenti, a cui mancherà un altro stanziamento che faremo nella prossima legge di bilancio per poter rinnovare il contratto ai dipendenti pubblici. Ma per rinnovare il contratto dei dipendenti pubblici, e per questo dico che questi decreti sono importanti come biglietto da visita per testimoniare che noi quel contratto vogliamo firmarlo, non c'era solo e non c'è solo un tema risorso, un tema economico. C'è anche un tema normativo molto importante che abbiamo affrontato con i sindacati, che abbiamo affrontato sempre nell'accordo del 30 novembre firmato da CGIL, CISL e UIL, e che se non fosse stato affrontato con serietà, così come facciamo in questi decreti, non avrebbe consentito la firma di un contratto. Perché oggi la legislazione, diciamo semivigente, perché poi il ministro Patroni Griffi l'aveva rimandata al futuro contratto, prevede delle gabbie predefinite che in una logica solo punitiva determinano che, vi faccio esempi concreti per rendervi l'idea, che in una sala operatoria alla fine io debba per forza decidere che un quarto di infermieri abbia 200 euro in meno o, ritornando all'esempio dell'asilo nido che ho citato prima, che in una, diciamo, organizzazione del lavoro, così come avviene in un asilo nido, alla fine un quarto delle educatrici debbano avere circa 150 euro in meno. Questo non in una logica di produttività che noi ribadiamo nel decreto, perché noi manteniamo la norma che impone di distribuire almeno la metà del fondo accessorio con criteri di produttività ed anzi rafforziamo la differenziazione, le significative differenziazioni che ci devono essere nell'erogazione della produttività. Ma facciamo due cose importanti. Uno, usciamo dalle gabbie predefinite che senza un legame diretto col potenziamento dei servizi al cittadino determinano per forza delle decurtazioni di stipendi come quelle che vi ho detto. E l'altra cosa importante è che le significative differenziazioni non le leghiamo solo alla valutazione individuale, ma le leghiamo anche a una produttività
intesa come produttività collettiva, proprio perché sappiamo come funzionano le amministrazioni e come spesso sia l'organizzazione del lavoro a determinare un buon o cattivo servizio come esito finale al cittadino. Anche per questo introduciamo un'innovazione importante che leghi la parte, diciamo, di erogazione sulla produttività a degli obiettivi generali della Repubblica, quindi non più a singoli obiettivi delle singole amministrazioni, ma a obiettivi generali della Repubblica decisi successivamente a un'intesa in conferenza unificata, quindi con un'intesa con tutti i livelli di governo, che sono obiettivi non legati alla politica, non legati a scelte di governo, ma legati a un buon andamento dell'amministrazione, intesa sempre come potenziamento dei servizi ai cittadini. Immagino per esempio la riduzione delle liste d'attesa, il fatto che un servizio arrivi in meno tempo, il fatto che i servizi siano sempre più digitali e quindi possano essere fruiti non per forza recandosi in un luogo pubblico, se questo è possibile, ma anche dai propri luoghi privati, quindi degli obiettivi generali non distinti fra varie amministrazioni che possano mettere in moto l'erogazione della produttività in base sempre a come il servizio arriva al cittadino. Tant'è che introduciamo anche un canale diretto tra il cittadino e l'organismo indipendente di valutazione, che noi rendiamo veramente indipendente perché abbiamo costituito un albo, quindi non saranno più persone senza requisiti a poter stare negli organismi indipendenti di valutazione, e facciamo anche in modo di creare un modo diretto tra il cittadino e l'organismo indipendente di valutazione, che deve poi validare o meno il piano della performance, che non è altro che il piano della produttività, che deve sancire appunto queste significative differenziazioni. Io penso che questi sono gli aspetti più importanti dei decreti che abbiamo approvato oggi. Ce ne sono altri che comunque meritano attenzione, penso per esempio al responsabile per la disabilità in ogni amministrazione, affinché le quote, la normativa sulla disabilità sia prima di tutto rispettata nella pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve dare l'esempio su tutto, deve dare l'esempio sul fatto che non ci debbano essere situazioni di precariato strutturale, deve dare l'esempio sul fatto che le quote per i disabili vengano rispettati con meccanismi trasparenti e con un'integrazione, anche con delle linee generali di integrazione dei disabili nelle amministrazioni. Anche a tal fine prevediamo una consulta nazionale. Ecco, questi sono gli aspetti, direi, più importanti dei decreti di oggi, sapendo che a questo punto io sono pronta a fare una direttiva all'ARAN e di fatto a riniziare un percorso formale per riaprire la stagione contrattuale ferma da diversi anni. Alla fine? No, grazie a tutti. Oggi è una giornata molto importante per le forze di polizia e le forze armate. Ringrazio anche molto del lavoro comune la ministra Maria e la ministra Pinotti. Si è stato uno straordinario lavoro di squadra. È una giornata molto importante perché oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato la delega per quanto riguarda il riordino delle carriere delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco. Si tratta di un obiettivo da lungo tempo perseguito. Se non rifuggissi qualunque enfasi sarei per dire che si tratta di un obiettivo storico. Sappiamo che per molti anni gli operatori delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco hanno richiesto questo obiettivo, oggi questo diventa realtà. Il Consiglio dei Ministri ha licenziato la delega, dalla prossima settimana va in Parlamento, ascolteremo come giusto i giudizi, i consigli, i suggerimenti da parte del Parlamento e tuttavia ci sembra molto importante sottolineare due elementi. Il primo elemento che si tratta di un intervento notevole,
dal punto di vista ordinamentale e dal punto di vista finanziario. Ordinamentale perché si ridefinisca tutto il percorso delle carriere, questione sulla quale per lungo tempo si sono cimentati le rappresentanze sindacali, le rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia. Si raggiunge quindi un obiettivo di miglioramento del sistema, della sua capacità di valorizzare e insieme di dare una risposta ai bisogni di coloro che quotidianamente si dedicano alla sicurezza e al soccorso nel nostro Paese. Si tratta di investimenti molto importanti, già previsti nella legge di stabilità dello scorso anno e che adesso diventano immediatamente operativi. Consentitemi qui di citarli. Si tratta per il 2017, per il complesso delle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, di 621 milioni. Per quanto riguarda il 2018, di 1 miliardo e 27 milioni di euro. Cifre molto significative, anche qui starei per dire imponenti, e che tuttavia rispondono a un'esigenza molto forte del comparto sicurezza e difesa e del comparto soccorso del nostro Paese. Di fatto impattano sulla vita di circa 500.000 operatori, 500.000 operatori e 500.000 famiglie, e che da questo provvedimento avranno riconosciuta professionalità, avranno riconosciuto prospettiva di carriera, avranno riconosciuto un futuro più sereno. Ecco, vedete, tutto questo va anche di pari passo con un altro obiettivo che ci siamo posti e che anche questo viene confermato. A questo importante investimento si confermano gli impegni per quanto riguarda le nuove assunzioni. Per quanto riguarda il comparto sicurezza e difesa e i vigili del fuoco, abbiamo 140 milioni ogni anno per le assunzioni. E quindi questo consente insieme di fare un progetto, affrontare il tema delle professionalità, affrontare il tema della valorizzazione delle professionalità e insieme introdurre forze nuove in questo comparto. E Dio sa quanto c'è bisogno di introdurre forze nuove. Se mi è consentito alla fine cogliere questa opportunità per ringraziare le donne e gli uomini delle forze di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco, per quello che fanno quotidianamente a difesa del nostro Paese, per garantire la sicurezza e il soccorso. Il Governo gli è molto grato, è molto grato a loro, e se mi è consentito in questo momento, quando il Governo dice questo, pensa di rappresentare fino in fondo il sentimento del nostro Paese. Grazie. Bene, aggiungo poco perché i termini generali li ha già spiegati il Ministro Minniti e la Ministra Madia ha dato la filosofia di fondo dell'intero provvedimento. Però anch'io vorrei sottolineare che giungiamo a questo traguardo con una grande soddisfazione. Era molto atteso. Del riordino delle carriere se ne parla dagli inizi degli anni 2000, dalla fine degli anni 90, insomma, e c'era tutti gli anni c'era una posta in bilancio che però era non sufficiente a coprire le esigenze di tutti. E avendo deciso, scelta strategica che continuiamo a sottolineare, l'importanza di tenere unito il comparto difesa e sicurezza, bisognava avere ovviamente un'entità di risorse che consentisse di tenere tutte quante le carriere nello stesso riordino. Quindi è stata una scelta importante, quello che ha fatto questo governo nel suo complesso, una scelta significativa in anni in cui per le sfide della sicurezza e per le sfide che riguardano la difesa e la protezione più in generale, inseriamo certamente anche i vigili del fuoco in questo, abbiamo chiesto ai nostri uomini e alle nostre donne un impegno straordinario e che stanno dando con il massimo delle loro capacità. Allora, dal nostro punto di vista, poter rispondere a questa esigenza e avere quindi finalmente riempito di risorse una norma, la specificità, che è stata approvata in anni passati e che
aveva, diciamo, ovviamente scelto di sottolineare come queste professioni siano professioni particolari, però non eravamo mai riusciti fino in fondo, oltre a richiamare la specificità, ad avere una quantità di risorse che a questa specificità finalmente desse corpo. Questa volta ce l'abbiamo fatta, devo dire che noi abbiamo registrato una grande soddisfazione da parte dei COCER e voi sapete che in genere il mondo militare è ovviamente molto disciplinato, difficile che qualcuno possa uscire dalle righe per domandare qualcosa al ministro se non ha il grado giusto, ma a me è successo che andando in Kuwait e poi in Iraq a visitare i nostri contingenti, nella pausa mensa, visto che io ho mangiato insieme ai militari, con coraggio un militare dell'aeronautica mi ha avvicinato dicendo: ma per quanto riguarda il riordino, gli 80 euro, abbiamo qualche speranza, qualche possibilità? Io, erano una ventina di giorni fa, e l'ho rincuorato dicendo: vedo sereno nel futuro. Poi ho detto: speriamo bene, perché gli ho aperto delle speranze, è andata così. No, racconto questo episodio, questo aneddoto per dire che era talmente attesa che in qualche modo si sono sentiti di poter uscire fuori da quella che è la normale disciplina e il fatto che uno deve domandare prima al proprio superiore, non può arrivare a livello gerarchico ultimo, per chiedermi questo, perché evidentemente poter consentire a loro di vivere questo impegno difficile con un po' più di serenità economica e quindi di serenità rispetto alle loro famiglie, credo che sia un obiettivo importante che con questo provvedimento abbiamo raggiunto. Bene. Noi ci ritiriamo, le forze armate e le forze polizie si ritirano e lasciano tutto, diciamo, al ministro Panini. Per lasciare disarmata la ministra.